La Lombardia ha detto no ai rifiuti napoletani. Il Consiglio regionale ha bocciato con 30 voti contrari e 27 a favore una mozione dell'opposizione che impegnava la Giunta a verificare la disponibilità di comuni e aziende a ricevere e smaltire l'immondizia proveniente da Napoli. La Lombardia dunque non si è allineata alle 7 regioni che hanno garantito aiuti per arginare l'emergenza spazzatura della Campania. E sono giunti in città rappresentanti olandesi per definire gli accordi relativi al trasferimento dei rifiuti via mare. Le prime navi partiranno a metà ottobre. Intanto sono nuovamente comparsi cumuli di spazzatura in strada. Da Chiaia a Via Toledo a Piazza Cavour, qui siamo in centro, cassonetti stracolmi da Via Nicotera a Monte di Dio. La causa? Lo sciopero dei lavoratori di Lavajet, la ditta che per conto di Asia, società addetta all'igiene della città di Napoli, si occupa della raccolta dei rifiuti. Gli operatori hanno protestato perché non hanno ricevuto lo stipendio, hanno detto. Rafael Rossi, presidente di Asia, ha però puntualizzato che la società lo scorso 14 settembre ha versato 2 milioni di euro nelle casse di Lavajet. Immediata la risposta dei vertici della ditta, che hanno spiegato di aver avuto difficoltà bancarie, ma di aver comunque provveduto ai pagamenti. Forse, hanno ribadito, soltanto qualcuno non è stato retribuito. In tutto sono circa 70 mezzi che si occupano della raccolta in città. Il contratto con Asia scadrà il 31 dicembre e l'intenzione dell'amministrazione comunale, è stato spiegato, è quella di internalizzare la maggior parte del servizio. Fatto sta che ora la giacenza lungo le strade di Napoli ammonta a più di 500 tonnellate di immondizia.